Buonasera a tutti, prima di cominciare volevo dirvi di seguirci anche su Spotify dove usciamo con sempre nuovi podcast, sempre ad ambito wrestling italiano. Oggi sono qua su YouTube, sono qua con una nuova intervista come ogni mercoledì, un'intervista al campione dell'MWF, Matt Disaster, un ragazzo molto promettente che piano piano si sta facendo conoscere nel wrestling italiano. Se non lo conoscete, godetevi l'intervista che sicuramente ne saprete di più. Bella! Ospite speciale di stasera, Matt Disaster. Ciao Matt, come stai? Bella a tutti, ciao, tutto bene, grazie Nico. Tu tutto bene? Ah sì, dai, abbastanza bene. Bella. E partiamo subito, volevo chiederti da quanti anni è che fai wrestling te? Allora, io ho iniziato a fare wrestling verso la fine del 2015 e sono salito sul ring nel 2016, quindi io conto 4 anni, vado per difetto. Ok, e come sei venuto alla scoperta del wrestling italiano? Allora, è un po' imbarazzante raccontarlo perché io ho iniziato facendo wrestling in cortile con un mio amico. Backyard style. Sì, e pensavamo tipo di... abbiamo iniziato a cercare scuole di wrestling Italia, poi quando... era proprio il periodo in cui apriva il wrestling store a Milano. Abbiamo detto, ma sì dai, andiamo al wrestling store di Milano, che probabilmente lì conosceranno qualcuno. E la coincidenza voleva che ci fosse Giacomo Giglio, che è stato il mio primo allenatore, nonché anche fondatore della FCW. E poi da lì ho iniziato a conoscere il mondo del wrestling italiano. Però diciamo che in realtà ho capito veramente quanto fosse grande soltanto con l'avvento della Rising Sun. Ecco, perché lì mi ha proprio dato un'ottica... più... Non avevi mai sentito parlare? No, diciamo che soltanto avevo sentito parlare dei grandi nomi, quelli che si sentono più spesso, tipo Mr. Excellent o comunque i nomi storici. Okay. E non sapevo fosse veramente così grande. Cioè, infatti, quando sono arrivato allo show della Rising Sun mi si è aperto un mondo. Cioè, è stata una figata vedere che ci fosse tanta gente come me, e specialmente non pensavo ci fosse gente intorno alla mia età, cioè tipo te, Akira, Gravity, ed è stato figo. Ottimo, ottimo. E del tuo debutto cosa ti ricordi? Allora, mi ricordo che sono stato l'opener ed ero il primo e avevo una paura pazzesca, ma pazzesca, cioè non... ancora mi ricordo che vibravo dentro dall'ansia. E nei primi passi che ho fatto mentre entravo, tipo, ho provato a sciogliere i nervi. E nel video si vede tipo che la mia faccia va tipo... perché tipo non riesco a trattenere l'agitazione, no? Solo che tipo poi mi ricordo che durante il match, appena ho iniziato a sentire il pubblico starmi dietro, ho detto... buona, è una figata, mi piace. E ho iniziato a sciogliere, a trasformare quell'ansia in energia positiva. E poi lì il resto è stato tutto spettacolo e divertimento. Ottimo. abbastanza il debutto è sempre tra il troppo ansioso e mi sono divertito, quindi è tipo una cosa a metà, che alla fine è non vero. Te lo guardo mai fino in fondo perché hai talmente tanta ansia che la so. È vero. Sì, a posteriori a pensarci ci verrebbe tipo da dire se avessi un'altra opportunità di ridebuttare non farei quella cavolata lì che ho fatto sul ring, non avrei fatto quella cosa. Tornare indietro tutti. Però diciamo che secondo me è anche quella cosa che lo rende un po' unico. Ah, beh, sì, sicuramente. E come vedi tu il wrestling italiano? In senso, come percepisci, come la gente vede il wrestling italiano? Allora, secondo me la gente comunemente, non parlando dei veri fan, quelli che apprezzano l'arte del wrestling, lo cercano di paragonare a quello che hanno sempre vissuto, diciamo nel periodo d'oro del wrestling, quando venivano i grandi talenti in Italia ed erano molto seguiti, e quindi hanno un approccio, diciamo, basato su una vecchia conoscenza, e possono magari, non so, dire di fronte al nuovo stile di wrestling, diciamo a questa nuova wave che è iniziata quando più o meno abbiamo debuttato noi, quando hai debuttato te, magari si trovano spiazzati, e divide un po' il pubblico in gente a cui piace questo nuovo stile o gente a cui tipo dice però secondo me tendenzialmente
molta gente ha molto pregiudizio riguardo alla nostra disciplina, ma una volta che viene si diverte. Anche perché io ti dico, non sono per niente critico sulla nuova wave del wrestling o su come era una volta, e ogni volta che partecipo a uno show penso che sia completo, cioè il pubblico ha sempre tutto, e il fatto che gli metti quel pizzico di novità lo rende anche più interessante, perché ti dico, molti dei miei amici che sono venuti, quando mi avevano visto, tra l'altro una volta sono, la prima volta che sono venuti un sacco di miei amici è stato quando venne Osprey la prima volta in Italia, cioè in FCW, e mi dissero, cavoli, però non pensavo che facevate così tante figate, è tipo un po' parkour ma vi menate, ho detto, sì, è figo, no? E fanno, no, ma voglio venire, oh, chiamami quando fate queste cose, quindi, cioè, diventa spettacolare. E quindi si va anche un po' oltre l'intrattenimento, e forse è quella cosa che dovrebbero capire un po' i miscredenti della disciplina, e aprire un po' la mentalità verso il fatto che è una forma di intrattenimento unica, perché è un po' come andare al cinema ma con gli attori che sono fuori dallo schermo. Tanti non lo capiscono, purtroppo, perché lo reputano falso in partenza senza neanche dargli una possibilità, e sono tanti anche quelli che si ricredono quando poi vengono effettivamente agli show dal vivo, perché in televisione è una cosa e dal vivo è un'altra, proprio come una partita di calcio. E a proposito di fan, hai un aneddoto da raccontarci su un qualcosa che ti ha lasciato un fan, o su un bel ricordo che hai di un post show, di un pre show con un fan? Sì, ne ho molti, però tipo uno che mi ha proprio colpito è stato quando siamo andati in Inghilterra nel 2018, io insieme a Entertainer e Kronos. E praticamente in questo show che, cioè, in pratica non era seguito da... non era il classico show indie wrestling dell'Inghilterra, che, di cui temevamo molto perché comunque non eravamo ancora formati, ma come lo siamo adesso, e tuttora non mi ci riterrei pronto di calcare un ring a quei livelli, ma era un contesto molto più, diciamo, family friendly, okay, molto più di nicchia, un po' come funziona quasi qua in Italia, con molte meno persone di quello che ci si aspetta in uno spettacolo in Inghilterra. E a fine di questo show un ragazzino è venuto e mi firmi l'iPhone. Ma l'iPhone? No, ha tolto la cover e mi ha dato l'indelebile, gli ho firmato un iPhone. tipo io ero, e questo qua poi dopo l'ha dato anche tipo ad Alfredo e Simone e gliel'ha fatto firmare, ed eravamo tipo ok. sempre in quello show, tra l'altro, Simone aveva Kronos aveva insultato un ragazzino in inglese, ma in maniera un po', cioè lui non sa l'inglese, gli ha tipo detto stupid fat boy. Questo ragazzo poi è arrivato tutto offeso, non mi dovevi dire queste cose di qua e di là, alla fine gli ha chiesto anche lui l'autografo su una maglietta, però comunque c'era, cioè, tipo, ma che cazzo, ma qua com'è che si comportano? Cioè... Sì. bellissimo. E a firmare l'iPhone deve essere stata un'emozione. Cioè, un po' mi dispiaceva perché ho detto, chissà questo ragazzo quando cresce come si pentirà della cosa di avere uno scarabocchio. O se no già il giorno dopo quando si pensa. Esatto. E se tu dovessi prendere, diciamo, una persona che non conosce il wrestling, cioè che non conosce il wrestling italiano, perché è difficile che la gente non conosca il wrestling in generale, gli dovessi dire, dovessi convincerla a venire a vedere un nostro show, cosa gli diresti? Questa è una bella domanda, non è semplice. Penso che, allora, prima di parlare, gli farei vedere. Anche, ad esempio, come, dove siamo arrivati negli ultimi mesi, un po' metaforico mesi, anni facciamo, visto che è gli ultimi 2 anni, con anche il livello della scenografia, che secondo me anche il mega televisore che fa da minita e tanto non ha gli show della Sun, tutte queste cose qua, anche... Quel tocco di scenografia che magari qualcuno non si aspetta, gli farei vedere prima quello, l'affluenza media, perché comunque c'è stato un balzo negli ultimi anni, e poi non gli anticiperei quello che gli aspetta sul ring, ecco, gli direi, secondo me,
Non, di non aspettarsi il classico wrestling da televisione, stile WWE, diciamo. Gli direi, vieni a divertirti. Tu vieni per divertirti, per avere una serata alternativa di intrattenimento. E vedrai che poi verrà da te il giudizio di cosa ti aspettavi, cosa ti sei aspettato, e una valutazione a posteriori. Non gli direi, tipo, vieni a vedere che ci picchiamo o queste cose qua. Gli direi più, vieni a divertirti, perché alla fine è quello. Cioè, essenzialmente è far divertire il pubblico. Bravissimo. Condivido soprattutto sul fatto che purtroppo in Italia la gente viene per vedere se è finto o vero. Cioè, ne ho incontrati tantissimi che vengono proprio per vedere se è finto o vero e alla fine rimangono senza parole perché dicono, alla fine ve le date veramente. Però non è bello che una persona venga con questo spirito qua, sono belle invece le persone che vengono con lo spirito vado per divertirmi, vado per vedere qualcosa di differente dal solito calcio, dalle solite cose. Esatto, ti dico, ad esempio io su TikTok la sto usando molto perché voglio che i ragazzini riprendano un po' quello che avevamo noi quando avevamo la loro età e vedevano il wrestling come una sorta di, diciamo, evasione dalla normalità, perché non era normale vedere in televisione qualcosa del genere, no? Era tipo da wow, ma cos'è sta roba? Che adesso purtroppo non possono viverla e andare oltre il semplice finto vero, cioè proprio capire l'arte dell'intrattenimento, la storia che viene raccontata. Magari è ovvio, un ragazzino di 8 anni non si focalizza su quello, però anche il trasmettere il famoso storytelling, secondo me, già se impronti su quest'ottica il pubblico piccolo, diciamo, il pubblico dei minori, crei un futuro migliore per come si approccerà questa disciplina. Perché, come dici te, gente che viene per vederlo vero, finto, se le danno o non se le danno, una volta che trae la sua conclusione, che sia A o che sia B, se non è uno che non ha l'ottica, che non è venuto con l'ottica di intrattenersi o divertirsi, ha passato la serata a guardare, ah ma il colpo, ah ma non lo prende, e non si diverte. Se invece gli fai capire anche un po' come compiere i primi passi, poi il resto viene da te. Condivido. E ti ringrazio un sacco per il tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato, e ti auguro buona serata e speriamo di riprendere presto con il wrestling e con gli show. Lo spero anch'io, altrettanto. Ciao. Ciao.